una mezza situazione e ci ha subito preoccupato. Ma significa che la squadra ha alzato un po' il piede dall'acceleratore, oppure quella mezza situazione che è un po' preoccupato? È un po' preoccupato perché basta due mezze cose, non hai la freddezza di stare in aria, di difenderti basso, noi dobbiamo fare il nostro gioco, troppo positivo, cercando di fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, rischiando anche di prenderlo, ma una volta preso non dobbiamo avere paura, perché poi c'è tutto il tempo di fallire gli altri. Invece noi abbiamo paura in questo momento, in quel momento lì. Infatti dopo la squadra nel secondo tempo, dopo il terzo gol, ha dato lo spettacolo con tutte le giocate, tutti tentano quel colpo, ma lo sono tentati prima quei colpi là, perché il calcio è fatto di colpi, di giocate, di grandi giocatori, di grandi... questo è il calcio che insegno io, che mi piace a me vedere. Se io limito, mi inclevi, limito al colpetto, a buttare via la palla, al difensore, a dare una palla davanti, non possiamo giocare così, perché non abbiamo nessuna caratteristica, non abbiamo nemmeno gente di 1,90 m che fa la lotta con tutti quanti. Noi dobbiamo giocare a calcio, come abbiamo fatto nel secondo tempo, anche nel primo. Quei 10 minuti avevamo paura, e aver paura significa che non possiamo permetterci. Dobbiamo soprattutto pensare che gli altri possono farci gol, e non succede niente, non succede assolutamente niente. Invece per questi ragazzi subire un gol diventa una tragedia, perché la paura che poi viene vanificato il risultato al 90°, noi dobbiamo pensare al risultato al 90°, non durante la gara. E l'ho detto già ieri, lo ripeto oggi, per l'emergenza di oggi, io alla fine ho trovato Barutti perché era ammonito. Si beccava un'altra ammonizione, perché la partita ormai era finita, però poteva prendere un'ammonizione e non c'era domenica, si aggiungeva un altro. Oggi Titone ha un dito rotto e Croce e Nocentina ora noi siamo questi, non recuperiamo nessuno. Cioè la stessa squadra che nei 20 che era oggi sarà per un mese a questa parte, perché l'unico che possiamo recuperare, perché è Vianello, però non è Vianello, è un 95 come tutti gli altri sono in panchina, oggi ha addirittura un 98 in panchina, a un mese a questa parte non recuperiamo nessuno, l'unico che ha un margine che può essere recuperato, ma non questa settimana, è Santoni. Il resto dobbiamo andare avanti con questi, apposta è da questi che io voglio, e questa squadra qua, con questi 20 qua, deve esclusivamente non pensare a giocare e divertirsi, senza tante fisime nella testa, senza la paura, andiamo a tre e fa la partita per giocare come abbiamo giocato oggi. Se andiamo lì con l'idea che siamo il Siena, che abbiamo 500 persone dietro e dobbiamo per forza vincere, noi abbiamo già perso. Perché oggi, a diversità delle altre giornate, ho detto per esempio nella partita, sia tranquillo che oggi vinciamo facile. Proprio il discorso che me lo sentivo io dentro, proprio perché il discorso che ho fatto io a giorni, li ho tranquillizzati, vinciamo, perdiamo, non me ne frega niente, giochiamo a calcio. Voi mi dovete, dobbiamo giocare a pallone, dobbiamo divertirci, dobbiamo fare le cose che proviamo in settimana, dobbiamo avere, perché a un giovane non si può levare e non si può dare l'ansia del risultato. Perché nei giovani la cosa fondamentale è lasciarli liberi, non puoi chiedere a un giovane troppa tattica, troppi discorsi, devi dare, l'unica cosa che sanno fare è metterci entusiasmo, correre, essere spensierati. Il calcio, da quando è calcio, quando nasciamo così bambini, non esiste tattica, esiste che chi ha la palla vuole fare gol. E con la squadra giovane non puoi pensare di fare tanto tatticismo, devi pensare di fare la partita per fare gol e male agli avversari. Quindi molto positiva, molto rischiando, si sa che si rischia, però è il tipo di rischio che preferisco. Oggi abbiamo fatto 3 gol, abbiamo sbagliato rigore, abbiamo creato altre 7-8 durante 10 situazioni da gol. Abbiamo concesso un paio di mischie, perché poi mi sono stato chissà quale cose, e quindi a diversità di domenica, che invece tutte queste occasioni non le avevamo avute, e le mischie le avevamo concesse lo stesso.